proprio in questa mia adolescenza così solitaria, gli scrittori, ecco, gli scrittori, la letteratura per me è stata, diciamo, un punto di riferimento. E infatti un altro mio libro che ho presentato proprio qui a Firenze, che prima si ricordava, proprio si chiamava Compagni segreti, in omaggio a Joseph Conrad, quindi compagni segreti intesi come gli amici, ecco, i miei amici da 15, 16, 17 anni erano Tolstoj, Hemingway, Pushkin, Turgenev, Flaubert, Stendhal, cioè gli scrittori con i quali mi confrontavo, diciamo. E la letteratura italiana l'ho vissuta sempre in un modo particolare, difficile, perché la lingua italiana in fondo viene conquistata da noi, no? E quindi in qualche modo è una lingua che mette in soggezione, e lo dico anche da insegnante, voglio dire, anche chi si avvicina. Allora, mi ricordo che proprio a Castel del Monte, quando ho iniziato questi miei pellegrinaggi, vedevo queste stanze vuote e il mio istinto sarebbe stato quello di poter riuscire ad arredare, ecco, questi ambienti, come se io volessi superare quella soggezione, diciamo, nei confronti della nostra lingua così aristocratica, così lontana dalla quotidianità, tranne che poi nel Novecento. E quindi ho pensato di cominciare a fare un viaggio che inizialmente riguardasse il manuale della letteratura italiana, quindi proprio era obbligato, Boccaccio, Machiavelli, Tasso, Ariosto. Poi nel Novecento chiaramente ho dovuto fare delle scelte che in fondo corrispondono non solo al mio gusto ma anche alla mia attitudine. Quindi ecco Fenoglio, ecco Silone, ecco Darzo, su cui io mi sono laureato. Silvio Darzo per me è molto importante perché, tra l'altro, io e mia moglie abbiamo fondato una scuola di italiano per stranieri a Roma, però non soltanto a Roma, si sta diffondendo anche in Calabria e a Torino, abbiamo delle sedi, chiamata Penny Virton. Dice, come mai questo titolo? Perché Penny Virton e sua madre è il titolo di un racconto per ragazzi di Silvio Darzo, il cui protagonista è un orfano. Siccome noi spesso insegniamo ai ragazzi nei centri di prima accoglienza, abbiamo chiamato così in omaggio a Darzo questa nostra scuola Penny Virton, e abbiamo anche scritto un manuale pubblicato recentemente intitolato Italiani anche noi, pubblicato dal Margine, che è in pratica la sintesi di tutti i nostri esercizi, quelli che noi facciamo, che diamo a questi ragazzi che vengono il martedì e il giovedì nella chiesa di San Saba a Roma, dove appunto abbiamo questa sede. E quindi diciamo che, come vedete, in me la letteratura si intreccia alla vita. Vorrei dire che gli antichi, insomma, definivano questo rapporto tra vita e arte, insomma. Ecco, io direi anche pensiero e azione, fare in modo che appunto il pensiero non si divida mai dall'azione, altrimenti c'è un grande rischio che l'intellettuale resta isolato, resta chiuso nella sua torre d'avorio, e viceversa l'uomo d'azione resta privo della guida che dovrebbe illuminare il suo percorso, la sua strada. Quindi diciamo che per me questo libro è un po', come dire, una stazione finale di tutti i miei viaggi. Voglio dire questo, cioè io viaggio, faccio esperienze, però c'è un momento in cui capisco veramente, quando scrivo. Solo nel momento in cui scrivo capisco che cosa ho fatto, l'esperienza. Quindi per me la scrittura è profondamente legata all'esperienza. Senza esperienza la mia scrittura sarebbe sterile, cioè la sentirei una scrittura soltanto frutto di un talento, diciamo, di un talento, come dire, puramente letterario. Quindi la scrittura invece in me nasce dalla trasfigurazione dell'esperienza. Viceversa però, solo l'esperienza senza scrittura anche per me non avrebbe senso, la vita sarebbe vuota, muta, cieca, sorda, non avrebbe, diciamo, il senso che ha. E quindi ecco la ragione per cui per me la scrittura e l'esperienza sono legate. Però la scrittura in certi momenti può anche smentire le convinzioni che tu ti hai fatto, per cui quando tu vai in un luogo, magari ti documenti su una cosa, credi di aver capito delle cose, e poi magari quando vai a scrivere ti accorgi che non era così, trovi un'altra cosa perché non potevi pensare. E devo dire che la stessa cosa succede ai miei studenti, i quali dopo tanto peregrinare, dopo tanti viaggi, dopo tante esperienze, dopo tanti superamenti di frontiere, di steccati, a un certo punto devono raccontare la loro storia, e lo devono fare nella nostra lingua. Ecco che per loro l'italiano diventa una lingua ortopedica,
una lingua capace di saldare anche le loro fratture interiori. E quel momento lì, il momento in cui loro scrivono e mi consegnano il tema, in cui magari mi raccontano il viaggio che hanno fatto a piedi da Kabul a Roma, per dire, è un momento della verità, è il momento in cui loro davvero capiscono quello che hanno vissuto. E questo è il senso della letteratura. La letteratura ci fa capire che cosa noi siamo, e quindi diciamo è un momento importante, anche doloroso perché in qualche modo ti obbliga a raschiare la crosta, e quindi diciamo poi sanguina la crosta, diciamo, però quello è il momento della verità. Ecco perché sono uno scrittore profondamente autobiografico. Anche un libro come quest'altro, L'11 settembre di Eddie Ribelle, in fondo è un libro che nasce anche questo dalla mia esperienza diretta, perché non avevo mai scritto un racconto per ragazzi, però ho voluto provare a farlo nel momento in cui, chiedendo delle Twin Towers ai miei ragazzi di 15 anni, mi sono accorto che loro ne avevano una percezione veramente vaga, quasi fantascientifica. Mentre magari Hafiz e Omar ne sapevano tanto dell'11 settembre, perché dall'Afghanistan erano fuggiti proprio in seguito alla guerra che è scaturita, diciamo, dopo l'attentato dell'11 settembre del 2001, e quindi sapevano che cosa era successo, anche perché ne avevano sentito parlare, gli avevano detto, e le conseguenze, loro stessi erano come profughi, come rifugiati politici, erano le conseguenze dirette di quell'attentato. Invece Mario, Giorgio e Luca, i loro coetanei italiani, ne avevano invece una percezione molto più vaga. Allora, proprio parlando con loro, con questi miei ragazzi italiani, ho pensato di raccontare a loro l'11 settembre con una chiave fantascientifica. E quindi ho immaginato che in una contrada lontana, di un pianeta lontano chiamato Fulgor, un adolescente ribelle, appunto il protagonista, Eddie, che sta in un'astronave scolastica, viene espulso dal preside perché è troppo indisciplinato, come molti dei miei studenti che in effetti hanno difficoltà a restare concentrati sui banchi più di mezz'ora. E allora questo Eddie scappa e va, prende un'astronave e attraversa le galassie, però viene subito accompagnato dal suo amico più caro, Matusalem, l'unico che vuole seguirlo. Allora questi due adolescenti si trovano sugli scenari di New York proprio l'11 settembre del 2001 e assistono stupefatti a questo attacco senza capire che cosa sta succedendo. Loro sono due alieni, hanno poteri extraterrestri, non capiscono quello che sta accadendo, però quando vedono le persone che si gettano dai grattacieli nel tentativo di sfuggire alle fiamme, qualcosa scatta in loro. Uno di loro, Matusalem, scompare. Allora Eddie resta da solo in questa astronave e decide di scendere sulla Terra per cercare, per ritrovare il suo amico più caro, appunto Matusalem. E allora assume le sembianze di un adolescente americano e scende nel cimitero del Bronx, proprio davanti alla tomba di Melville, autore di Moby Dick, e si trova a rincorrere questo amico senza riuscire a raggiungerlo. E vive alcuni giorni a New York, però poi decide di andare in Afghanistan nel tentativo di appunto ritrovare Matusalem. Non lo troverà, però intreccerà dei rapporti d'amicizia così forti, così profondi, così autentici con i profughi che seguirà fino in Europa, da fargli capire che in fondo, anche se uno perde una persona, la persona cara, può ritrovarla attraverso altre persone. In fondo è un sentimento profondamente foscoliano questo che ho voluto, diciamo, trasfigurare in modo fantascientifico. E quindi, diciamo, questo è un racconto di fantascienza, però è un racconto molto realistico, in cui ho, come dire, messo dentro tutta la mia esperienza e anche i racconti dei miei ragazzi afghani, quelli che mi raccontano i loro viaggi incredibili dalla frontiera iraniana, la frontiera turca, fino a quella greca, fino ai traghetti che li portano in Italia. E Eddie compie, il protagonista di questo libro, una sorta di educazione sentimentale. Lui per esempio è un alieno e potrebbe non soffrire di mal di testa o di mal di gola o di qualsiasi nostro male, ma lui decide a un certo punto di non ricorrere ai suoi poteri speciali, ma di stare insieme a noi, nella nostra imperfezione, nella nostra malattia, nella nostra come dire, vulnerabilità, nella nostra fragilità, e perché capisce che quell'uomo, diciamo, che
sembrava, come dire, un oggetto incomprensibile per lui, in realtà è affascinante. È affascinante. Allora ho capito che cioè, i miei studenti mi hanno detto che in fondo questa chiave dell'amicizia, appunto quella tra Eddie e Matusalem, li ha colpiti, e io ho capito che in fondo questi adolescenti di oggi, i nostri, i miei, quelli che vedo io, che magari hanno perso molte fedi di tipo politico, religioso, morale, hanno però una forte, come dire, nutrono, come dire, una fiducia ancora notevole nei confronti del sentimento dell'amicizia, ecco. E quindi è lì che, come dire, c'è un po' il banco di prova per tutti loro. E quindi in fondo questi libri, sia Per il d'amore, sia L'11 settembre di Eddie Ribelle, anche questi sono, come dire, corrispondono ad una mia esigenza, che è quella di portare la letteratura nella vita. Ecco, questo è un po', diciamo, è il senso di quello che ho voluto fare con questo testo.